Sono circondata dalle scuole, dai rappresentanti delle scuole di tutte le regioni d'Italia. Fatemi sentire, dov'è l'Abruzzo? Il Molise, il Trentino Alto Adige, la Sardegna, insomma, ci sono veramente tutti e siamo in attesa che ci raggiunga il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla Ministra Valeria Fedeli, la Ministra dell'Istruzione. Riprenderemo questo discorso importantissimo dopo, perché è arrivato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c'è il saluto di tutti gli studenti, di tutti gli insegnanti, di tutti gli addetti ai lavori, è accompagnato dalla Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Stanno salutando, durante il percorso stanno salutando alcuni degli allievi che sono emozionatissime da due giorni che attendono questo momento, incontrare il Presidente e la Ministra. E tra poco ascolteremo anche, come giusto per iniziare la festa, il nostro inno nazionale eseguito dall'Orchestra dei Conservatori di Puglia con gli allievi delle scuole militari Nunziatella di Napoli e Pietro Teulier di Milano, assieme agli allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia e Scuola Militare Aeronautica Giulio Due di Firenze, e insieme a loro il coro degli studenti bravissimi del Liceo Statale Archita di Taranto, dell'Istituto di Istruzione Superiore Don Milani di Acquaviva delle Fonti e dell'Istituto dell'Istruzione Superiore Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi, e i piccoli, i più piccoli di tutti, che sono in prima fila, dell'Istituto San Francesco d'Assisi di Altamura. Quindi è il momento di ascoltare l'inno diretto dal maestro Leonardo De Amicis. Emozionante il canto degli italiani, e oggi ancora di più cantato da tutti i bambini con questo mondo. Anche lei, maestro, con le cozze piano piano, perché hai esagerato. Sì. Salutiamo il maestro De Amicis e la sua orchestra, l'orchestra momentanea, diciamo, la dirige soltanto... Sì. L'orchestra dei conservatori, in questo caso di Puglia. Credo che siano una delle prime esperienze, mi sembra. Però sono molto alla scuola, diciamo, per alcuni è già iniziata, ma oggi inizia la scuola per tutti, inizia la scuola anche negli ospedali, negli istituti penitenziari, e inizia la scuola anche nei paesi, nelle città che sono state colpite di recente dal terremoto. Qui ci sono alcuni degli studenti di Amatrice, di Ischia, insomma, quindi è di Arquata. Inizia. Inizia.
Intanto grazie dell'applauso che fate agli studenti delle quattro regioni, anche se qui abbiamo Amatrice, ma insomma delle quattro regioni che l'anno scorso sono state colpite dal sisma, Cossia, innovativo, qualificato, perché quando impari, studi e stai in un ambiente, anche come quelli innovativi che abbiamo visto oggi nella scuola Pirandello, secondo me facilitano l'apprendimento, facilitano la partecipazione delle studentesse e degli studenti e, se mi posso permettere, aiutano anche a contrastare la dispersione scolastica. Ecco, infatti è proprio quello che le volevo chiedere, perché uno dei problemi della scuola italiana è una fortissima dispersione scolastica, che significa che i ragazzi vanno a scuola ma poi non finiscono tutto il percorso, cioè abbandonano il percorso. Perché? Come facciamo a trattenerli? Perché allora succede? Intanto diciamoci tutti che ogni ragazza e ogni ragazzo che abbandona la scuola è una sconfitta, quindi ce ne dobbiamo occupare tutti. Questo è un primo passaggio. Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di fare molto. Intanto dico che ci sono, come la scuola che abbiamo visto, iniziative molto importanti di laboratori, di nuovi strumenti didattici che coinvolgono di più, che seguono di più anche le ragazze e i ragazzi, ma anche il territorio dove c'è maggiore difficoltà. E questo, diciamo, già avviene. Però noi dobbiamo fare, se mi posso permettere, di più anche come Ministero e come Stato. Noi dobbiamo far diventare le scuole di periferia, le scuole nelle zone con maggiore povertà educativa, scuole di eccellenza. Quindi investiamo di più lì, perché questo è quello che consente di contrastare la dispersione scolastica, sapendo che è un investimento del Paese, perché serve al Paese contrastare la dispersione scolastica. Non è solo interesse del singolo, anche è se ovvio. Lo è del singolo ragazzo, della singola famiglia. Questo è un elemento, io credo, molto importante. E su questo permettetemi qua di ringraziare tutte quelle insegnanti, quei docenti, quel personale scolastico, quei dirigenti, quelle famiglie che stanno esattamente sostenendo questo cambiamento anche in queste scuole che abbiamo visto stamattina col Presidente, perché tutti quei laboratori sulla cultura umanistica, di arte, di musica, di cinema, di teatro, sono un altro grande strumento per appassionare, coinvolgere, dare strumenti culturali e far conoscere la nostra straordinaria tradizione culturale. Aiuta tantissimo le ragazze e i ragazzi a stare dentro la scuola. Noi stiamo molto monitorando e insegnando, attraverso la formazione dei docenti, le ragazze e i ragazzi a sapere che stare su il digitale, usare gli strumenti del digitale, non è una cosa non reale, è reale. Quindi dobbiamo insegnare loro quella che noi chiamiamo educazione civica all'utilizzo degli strumenti del digitale, perché questo è importante. Ma facciamo di più, facciamo un intervento per l'educazione al rispetto delle persone e applicheremo rapidamente una legge che il Parlamento ha appena varato contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono linee guida, sono strumenti in più, a cui però chiudo dicendo la scuola sta facendo, farà molto di più, deve fare molto di più. Ma faccio qui un appello: c'è una corresponsabilità educativa tra la scuola e le famiglie e la società. Noi dobbiamo allearci contro quello che dobbiamo far comprendere ai ragazzi che trovano in rete, ed è un grande danno. Noi ci siamo. Grazie e buon anno e buona scuola a tutte e a tutti i ragazzi. Grazie per l'organizzazione, per tutto. Grazie. Salutiamo la ministra Fedeli. Noi eravamo di pattuglia come tutti i giorni, ci siamo imbattuti in questa signora che era per strada, che piangeva, e ci ha invitato ad entrare in casa, e lì si stava consumando un compleanno e ci ha fatto vedere subito che c'erano questi due bambini che mentre giocavano sono caduti nel pozzo. E noi, invece di aspettare i soccorsi, i vigili del fuoco, ci siamo sentiti di fare qualcosa e abbiamo avuto la fortuna di salvare questi bambini. Siete rimasti lì, sì, bloccati, sì, sotto? Sì, siamo stati lì per mezz'ora. L'unica cosa che mi sono sentito di dirgli: guardate che appena che uscite vedrai che a scuola vi daranno una medaglia. Ma... E ciao a Fabio Gallo, io sto guardando questi pescettini e non so se prima o poi, guarda, se studiate diventerete pesci rossi, se studiate diventerete delfini. Siamo con i ragazzi, ma ve lo faccio dire a voi, vai. Maria Elena, Beatrice, Francesco. Ok, Beatrice, dici di che scuola siete? Noi siamo della quinta A dell'Allegretto di Nuzio. Benvenuto, benvenuto, non sai che gioia conoscerti. Guarda, è vero, esiste. Ecco. Alberto, come va? Allora, mettiamoci vicino ai ragazzi, guarda, ti accompagno dall'altra parte. Vuoi restare tu qui? Resta qui, io mi metto da questo lato, così li circondiamo.
Ma intanto vuoi salutare? Beh, intanto vi saluto. Saluto anche chi è a casa che ci sta guardando. C'era una zattera che andava avanti e indietro e sapevo che in quella zona c'erano stati episodi di cannibalismo, ma parliamo degli anni 60, erano comunque accuse, non era assolutamente poi provato realmente, però io mi sono trovato con una persona che sembrava un ragazzo, ma hanno detto guarda, quella particolare etnia si affila i denti in un modo particolare, e quando siamo partiti io ho fatto una battuta in francese, così gli ho detto come va, e lui mi ha risposto con un sorriso, con tutti i denti affilati, e mi sono trovato per un attimo a disagio, ma in realtà è stata una cosa estremamente interessante e importante, la voglio raccontare. Cioè, vedi, come quindi, a comunque volte sapere dei pregiudizi che ti hanno raccontato su delle persone, su dei gruppi, in realtà più delle volte non sono veri, e quindi tu ti ritrovi di fronte a una persona come te, assolutamente, tra l'altro con lui ho fatto amicizia e continuamente quando passavamo sul fiume, diciamo, eravamo dei grandi amici. Quindi quello che io dico è questo, per concludere, non fidatevi dei pregiudizi, scoprite le cose attraverso la vostra esperienza, con i viaggi soprattutto. Il viaggio aiuta alla tolleranza nei confronti degli altri, e anche e soprattutto dovete avere delle esperienze dirette, così troverete la vostra via. Grazie, grazie mille per esserci venuta a trovare, grazie, grazie ancora ad Alberto Angela. Adesso è arrivato il momento centrale di questa giornata, di questa festa della scuola, di tutti a scuola, che si ripete di anno in anno e trova nel messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le parole e gli stimoli per migliorare lo stato della nostra scuola, il futuro dei nostri ragazzi e l'impegno dei nostri professori.